Si alza il sipario su Borghi e Cibo, il primo congresso dedicato agli alimenti della tradizione italica tra cultura e turismo, in programma da ieri 21 ottobre fino al 23 a Capaccio Pestum, presso il MEC Hotel. Tre giornate di lavori congressuali libere e aperte. L'avvio del congresso terminerà con un omaggio a Dante Alighieri attraverso una declamazione del 23° canto del Paradiso a cura dell'attore professionista Giuliano Del Gaudio. Borghi e Cibo è il primo congresso dedicato agli alimenti della tradizione italiana in un ambito di cultura mediterranea, intesa come un volano, uno strumento di sviluppo dei piccoli territori, sì, soprattutto dei piccoli territori, delle piccole comunità, in quanto rappresentano uno scrigno proprio per la tutela dei valori, dei cibi anche, no? Della cultura collegata a quella che è appunto una modalità, una tradizione popolare di produzione, trasformazione, vendita, somministrazione e cura e anche consumazione dei cibi. C'è una tradizione che è tutta made in Italy e questi territori, queste piccole comunità rappresentano davvero uno scrigno del vero food made in Italy, famoso in tutto il mondo per qualità, per grandi valori che lo rappresentano. L'associazione che io rappresento, Parvares, è un'associazione per la promozione sociale che da anni studia, ricerca e promuove i territori, soprattutto appunto quelli dei piccoli paesi, dei piccoli comuni e in particolare delle aree interne, quella che molte volte viene denominata come piccola Italia, che piccola non è minore, ma è sicuramente meno nota, più segreta e per questo più degna di attenzione. L'associazione e il momento di Borghi e Cibo rappresenta un momento appunto di riflessione, un momento in cui con tanti ospiti, partner, sponsor e patrocini svolgiamo una riflessione condivisa, sinergica, per rilanciare l'Italia tutta partendo da quell'Italia che non è piccola ma è meno nota. Spero anzi che questa discussione di oggi, questa bella riflessione che è nazionale perché le aree interne, perché i borghi sono soprattutto area interna ed è una cosa che ci appartiene perché anche il comune di Capaccio Pestum è così vasto, è così grande, è così vario che ha la sua area interna. Capaccio Capoluogo possiamo considerare un borgo, un centro storico bello. E quindi questo tema del borgo e del cibo, quello eccellente, quello ricercato, quello raro, può diventare davvero un binomio vincente e soprattutto una soluzione per la fragilità socio-economica di quelle aree che non hanno grandi risorse. Ma la risorsa del borgo, quindi del centro storico, dell'area interna, della natura, del cibo eccellente, se organizzate per bene, ovviamente in una visione dove anche l'accessibilità delle aree, i servizi, possono rappresentare davvero una soluzione, una leva formidabile per risolvere i problemi occupazionali, dello spopolamento, della ricchezza e della conservazione anche di tanti beni storici, architettonici e il mantenimento dell'ambiente in aree che altrimenti saranno abbandonate e perse per sempre. Noi nella Regione Campania diamo un significato particolare al tema enogastronomico, è uno dei nostri tre punti di riferimento per lo sviluppo della promozione turistica regionale. Puntiamo molto su questo argomento insieme ai temi culturali, ovviamente, insieme ai temi naturalistici. Quelli enogastronomici sono degli argomenti importanti, vanno ovviamente disciplinati, vanno riorganizzati, vanno pensati in una logica che sia il più possibile caratterizzante della nostra regione. Bisognerebbe trovare anche delle soluzioni normative che garantiscono i nostri prodotti, non tanto in termini di protezione, ma in termini di protezione degli ambienti, che sono gli ambienti nei quali i nostri prodotti si originano. Quindi stiamo lavorando in questa direzione, la promozione turistica è ricca, avremo una misura specifica dedicata all'enogastronomia, sicuramente svilupperemo un percorso, che è un percorso speriamo virtuoso, verso un'enogastronomia regionale come caratterizzazione turistica regionale. È il momento non solo di rivalutare le nostre bellezze di cui si parla sempre, pensiamo al parco, pensiamo alla natura, ai piccoli borghi, rivalutare però anche i nostri prodotti enogastronomici che tendenzialmente sono prodotti nelle aree interne. La dieta mediterranea viene da quei prodotti, da prodotti fatti con
cura, con attenzione, e sono le eccellenze che noi portiamo avanti rispetto magari ad altre aree dove si fa un'agricoltura più industriale. Ci deve essere una politica che difenda questa agricoltura, ci deve essere una politica che in qualche modo limiti i tantissimi problemi che ci sono nelle aree interne, pensiamo alla viabilità, pensiamo alla sanità, pensiamo all'istruzione. Quindi è chiaro che quando si deve ragionare tra gli enti bisogna trovare l'accordo tra tutti gli enti, anche gli assessorati. Oggi sono contento perché qui oggi ci saranno due assessori di cui io nutro una grande stima, che sono Casucci e Caputo, con cui stiamo lavorando come commissionari interne, proprio per spingere sull'agricoltura di eccellenza delle aree interne e sul turismo di qualità che si dovrà fare in futuro nelle nostre aree interne.